mutui a tassi mai visti. Brin, brin, brin. Chiama il direttore. Simone. I mutui sono crollati. E in effetti, facendo una simulazione, che puoi fare anche tu andando su mutuionline.it, se tu imposti un mutuo da 100.000 euro in 30 anni, quello che fanno la maggior parte delle persone che vedo, vengono fuori una rata da 324 euro. 324 euro. Io non li avevo mai visti. Tieni in considerazione che se uno fa 100.000 euro di mutuo, magari sta acquistando una casa da 140, 150.000, per cui se non sei in una casa da 150.000, mediamente oggi a Bologna paghi qualcosa dai 550 ai 650 euro d'affitto. Comprare una casa adesso a Bologna conviene fare assolutamente dei debiti, perché vai a pagare la metà di quello che ti costa abitarci magari in affitto. Perché tutto questo sta succedendo? Perché stanno crollando i tassi? Perché dalla grande Europa è ripartito quello che viene definito QE, che è il quantitative easing, che è sostanzialmente un'inondazione di denaro presso le banche europee, e a quel punto ovviamente il tasso si schiaccia, eccetera eccetera eccetera. Questi sono i tre punti interessanti da tenere in considerazione in una situazione di questo tipo. Primo punto da tenere in considerazione è che, ahimè, non è tutto oro quello che luccica. E perché dico questo? Perché la Banca Centrale Europea interviene con situazioni di questo tipo quando l'economia o è in stallo o sta per rallentare. Benissimo, se devi comprare una casa, in generale, insomma, la notizia quando salta fuori non è mai bellissima. Altra cosa importante è che spesso uno dice: porca miseria, adesso compreranno tutti e si alzeranno i valori dell'immobile. A parte che non compreranno tutti, perché per avere un mutuo bisogna avere delle garanzie abbastanza stringenti al giorno d'oggi, ma allo stesso tempo, se guardo 60-70 anni di dati immobiliari, i valori non crescono mai con i tassi di interesse bassi, ma crescono solo quando c'è molta inflazione, quando i tassi di interesse sono molto alti. Quindi i valori faranno una di queste due cose, i valori immobiliari. O rimarranno uguali o addirittura scenderanno, come penso io. Secondo punto molto importante è che questo potrebbe rappresentare una mano dal cielo, un incentivo per chi si trova in una situazione di questo tipo. Ho la mia casa già comprata dove ci abito e voglio allargarmi, o voglio comprare qualcosa col giardino, il terrazzo, eccetera eccetera. Perché reputo in cuor mio che sia una cosa interessante? Perché innanzitutto va a bilanciare il momento storico, ok? Non vendiamo con valori alti, ma allo stesso tempo non compriamo quei valori alti. Altro dettaglio è che ovviamente, se ho già finito di pagare un mutuo, mi vado a fare un mutuo nuovo dove sostanzialmente non ho interessi, è quasi tutto capitale, e un momento storico dove si abbinano tassi storici a zero e valori immobiliari bassi è un momento importante per chi vuol fare questo upgrade. Terza cosa da tenere in considerazione è che si aprirà un nuovo mondo e per quanto riguarda le surroghe, che sostanzialmente io ho già un mutuo in essere e mi vado a fare un bel tasso fisso con una nuova banca, perché ovviamente vado a pagare molto meno interessi rispetto a quelli che pago adesso. E quindi qua ci sarà, secondo me, un po' un ingolfamento delle banche che porterà dei tempi di delibera un po' più lunghi, quindi è bene saperlo, e allo stesso tempo però, insomma, darà la possibilità a tanti cittadini italiani di poter ottimizzare quelli che sono i suoi costi fissi relativi al mutuo. Per concludere, alla luce di tutte queste considerazioni, la prima cosa che ti dico è: farei un tasso fisso tutta la vita, proprio non ci ragionerai neanche su un tasso variabile, tenendo in considerazione appunto quali sono le dinamiche adesso del tasso fisso. E l'altra cosa, ma non dirla a nessuno, un uccellino è venuto e mi ha detto che dal 30 di ottobre i tassi si abbasseranno ancora, quindi i mutui saranno ancora più vantaggiosi dal 30 ottobre in poi. Quindi, se devi surrogare o stai per fare un mutuo, tieni in considerazione, perché la notizia non è sicura al 100%, ma ci sono ottime probabilità che questo accada. Mi auguro che questo video ti sia stato utile, ti auguro buona vendita, surroga e buon mutuo.